Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo fare un video dedicato alle più belle collezioni beauty di Natale che mi è capitato di vedere andando in giro per negozi a fare un po' di shopping. In realtà io vi dico subito che non ho ancora acquistato niente di tutte queste cose, però ho avuto appunto occasione di guardarle e mi sono sembrate veramente carine quest'anno. E quindi ho pensato di fare un video per presentarvi, non dico proprio tutti i prodotti perché davvero sono tantissimi e ci staremo veramente una vita, ma almeno i prodotti più carini, i prodotti principali di quelle che sono le marche che io preferisco in assoluto. Quindi non vi presenterò tutte le marche, ma quelle che piacciono a me. Io di solito spendo poco per queste cose, quindi vi parlo di marche che hanno prodotti comunque abbastanza economici, comunque alla portata di tutti. Quindi insomma, sono quelle che conosco meglio, sono quelle che utilizzo e quindi quelle anche per le quali mi sento di poter dire qualche cosa di sensato. La prima collezione che volevo presentarvi è quella della Essence e quest'anno la collezione appunto natalizia mi è piaciuta veramente molto, che ci condurrà nel paese delle meraviglie. Quindi c'è questo tema, questa atmosfera un po' magica che ci conduce appunto in questo mondo incantato. E questa atmosfera così magica, un po' glitterata, che comunque si avvicina anche al Natale perché ci sono dei colori molto natalizi, devo dire che l'ho trovata veramente carina. Il prodotto che mi è piaciuto più di tutti, devo dire, sono i rossetti glitterati. Sono disponibili in tre colori: argento, rosa acceso e viola intenso, e li ho trovati veramente molto belli. Infatti, credo che nei prossimi giorni tornerò nel negozio, insomma, dal rivenditore della Essence che c'è nella mia città e penso che andrò a comprarmi una di queste colorazioni. Pensavo al viola intenso, ma non ho ancora deciso. Comunque, insomma, devo dire che mi sono piaciuti veramente molto questi rossetti. Poi ci sono degli smalti per le unghie, degli accessori come ad esempio delle ciglia finte tutte glitterate molto particolari e poi ci sono i prodotti per il viso, in particolare un illuminante che rende la pelle molto setosa, fa questo effetto appunto setoso e luminoso e quindi insomma questi prodottini mi sono piaciuti tanto. Un altro che mi piace veramente molto è Sephora. Se avete visto il mio video sugli ombretti lo sapete perché quasi tutti i miei ombretti sono di Sephora, ve li ho fatti vedere quasi tutti, ne ho tantissimi, quindi a me piace tantissimo Sephora. E quest'anno la collezione di Natale ha delle cosine che devo dire mi sono veramente piaciute. E tanto per cambiare, comincio parlandovi di un ombretto, ma non tanto dell'ombretto in sé, ma della confezione, perché quest'anno hanno pensato di creare una confezione che ricorda un po' la bacchetta magica. C'è una matita per occhi e poi c'è questo ombretto posato sopra, confezionato appunto come una bacchetta magica. E mi sembrava veramente un'idea carina da regalare a Natale. Poi, sempre confezionati così come una bacchetta magica, ci sono dei luci da labbra in colori diversi, che sono appunto posizionati uno sull'altro e vanno appunto a ricordare un po' l'effetto bacchetta magica. Poi Sephora offre un set di pennelli veramente carini, c'è un pennello per il viso che serve appunto per fare le sfumature, ci sono dei pennelli calamitati, viso, occhi e labbra e poi ci sono dei pennelli a doppia punta, quindi sia da una parte che dall'altra hanno il pennello. E anche qui servono appunto per gli occhi, per il viso e per le labbra. Mi sembrano veramente belli anche questi pennelli. Poi ho visto da Sephora un altro prodotto che mi è veramente piaciuto moltissimo. Si chiama SOS Beauty Kit e secondo me è veramente un'idea regalo molto molto carina. Praticamente è una bustina dorata, quindi già ricorda un po' il Natale perché questa confezione dorata è molto natalizia. E all'interno ci sono delle cosine che diciamo possono servire da pronto soccorso per il beauty. In particolare in questa bustina troveremo uno specchietto, una mini lima per unghie, una mini pinzetta, due elastici per capelli, due salviettine struccanti e due salviettine leva smalto. Quindi insomma è un oggetto che può essere un pensierino come idea regalo, ma secondo me è davvero molto carina, anche perché la bustina comunque già quella secondo me è un bel regalo. Poi dentro ci sono queste cosine, si può mettere nella borsa, secondo me è un'idea originale. Quello che però io ho amato più di tutti in assoluto di Sephora è la palette.
Quest'anno Sephora ha fatto una palette veramente mega e quando l'ho vista devo dire che me ne sono innamorata. Tra l'altro non costa neanche tanto perché costa mi sembra 29,90 euro se non ricordo male, quindi per essere una palette mega è un prezzo che è assolutamente accessibile. Ed è veramente secondo me una bellissima idea regalo. In particolare questa palette si compone di 60 ombretti, 20 tonalità vivaci, 5 terre abbronzanti e illuminanti, 5 blush, 2 correttori in crema, 10 eyeliner in crema, 5 polveri per sopracciglia, 20 lucidalabbra e poi, udite udite, ci sono inclusi 2 tutorial di trucco. Quindi insomma può essere un'idea regalo che potete magari tenere in considerazione se dovete fare un regalo ad una persona che come me ama il make-up. Sono sicura che con quella palette la farete felice, quindi sicuramente non sbagliate. Quest'anno la collezione di Natale di Pupa è super scintillante perché i protagonisti sono glitter e paillette, quindi per essere scintillanti al massimo. E devo dire che anche qui ci sono dei prodotti che come idea regalo sono davvero carini. Il primo prodotto che vi volevo presentare è una base tonalizzante che si deve mettere sull'occhio e poi sopra si devono applicare sulla palpebra tutti i glitter che sono inclusi nella stessa confezione. Quindi come idea regalo, secondo me, può essere davvero carino. Poi ci sono degli ombretti, sapete che a me piacciono gli ombretti da morire, quindi ovviamente tutte le volte che vedo degli ombretti sono tipo una calamita che vado subito a vedere gli ombretti e quelli che ha fatto Pupa quest'anno per Natale mi sono piaciuti. Sono degli ombretti in stick resistenti all'acqua di diverse colorazioni e pensavo magari di provarne uno, poi vi farò sapere come mi sono trovata. Poi ci sono dei rossetti in stick dal colore molto intenso e anche questi li ho trovati davvero molto belli e ho visto due smalti glitterati, sono veramente molto molto carini anche come confezione, perché devo dire che la confezione davvero mi è piaciuta tanto e può essere una bellissima idea da regalare proprio perché al di là dello smalto glitterato ha questa confezione super natalizia. E infine parliamo di Kiko. Anche Kiko quest'anno per Natale ha fatto una serie di prodottini veramente carini. Intanto ci sono prodotti per il viso, ci sono blush, ci sono polveri illuminanti, quindi ci sono veramente prodotti di qualsiasi tipo, prodotti per le unghie, prodotti davvero che come idea regalo possono essere belli, ma ce ne sono alcuni in particolare che mi sono veramente piaciuti molto e sono quelli di cui vi parlo. In particolare mi è piaciuto molto un balsamo labbra che contiene vitamina C e vitamina E e questo comunque fa sempre bene alle labbra. Poi è idratante, quindi anche questo ovviamente per la salute delle labbra è una buona cosa, ma quello che mi è piaciuto veramente tanto è che ci sono all'interno di questo lucidalabbra delle perle che servono appunto per rendere luminose le labbra. Quindi io non so se usato da solo o se applicato sopra magari un rossetto colorato possa ottenere il suo massimo effetto, però veramente è una cosa che mi incuriosisce tantissimo provare, quindi davvero questo se non me lo regalano penso che me lo comprerò io perché davvero mi incuriosisce veramente provare questo tipo di effetto e vedere come risultano poi le labbra. Un'altra cosa che mi è piaciuta veramente tanto sono le matite per gli occhi e in particolare mi è piaciuto il fatto che sono matite doppie, cioè hanno due colori. Sono matite a lunga tenuta, sembrano essere molto scorrevoli e hanno dei colori veramente vibranti. Quindi devo dire che mi sono davvero piaciute molto e penso che andrò a provare almeno uno di questi colori. Un'altra cosa che mi è piaciuta, indovinate un po' che cos'è? Gli ombretti. Perché ovviamente io vado sempre a ricercare gli ombretti perché mi piacciono. Ci sono sia ombretti in stick che in polvere. Hanno dei colori veramente molto molto belli e sicuramente so già che prima di Natale io non resisterò e mi andrò a comprare uno di questi ombretti. Poi la Kiko però ha fatto anche dei rossetti e ho notato anche quelli perché sono veramente molto carini. In particolare ci sono dei rossetti intensi a lunga durata in diversi colori e poi ci sono anche dei rossetti ad effetto metallico, sempre in diversi colori. E devo dire che quando li guardavo mi sembravano veramente molto belli e sarei curiosa effettivamente di provarli anche sulle mie labbra.
Ecco, questi erano i principali prodotti che mi hanno colpito, che mi sono piaciuti. Fatemi magari sapere nei commenti se vi piace qualcuno di questi prodotti, se avete intenzione magari di regalarne qualcuno o se vorreste ricevere in regalo qualcuno di questi prodotti, che io sono molto curiosa di scambiare opinioni sul make-up. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un bel like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!